Siamo con Domenico Pantano, direttore artistico della 29esima edizione della stagione teatrale della Locride, che oggi riparte alla grande con la tromba del cinema nello Salza. E volevamo sapere da lei, dottor Pantano, come avete ripreso questa attività, che non era facile dopo questo periodo di blocco, perché diciamo il lockdown ha colpito particolarmente le attività artistiche e ricreative. Lei ci ha creduto, è riuscita ad organizzare, nonostante tutte le difficoltà, questa stagione che oggi riparte. Ci vuole dire com'è stata? Ma guarda, il problema c'è ed esiste tuttora. In effetti i disagi e le limitazioni li viviamo giorno per giorno, e le difficoltà che comunque ci sono collaterali a questa attività che è quella dello spettacolo. Però che cosa avviene? Che in questi casi è chiaro che molte cose sono morte per strada, nel senso che le cose più deboli anche che potevano esserci o pensate sono morte per strada. Quelli organizzazione tipo noi, che sicuramente abbiamo più storia, più tradizione, nonostante le difficoltà uno si deve adattare e convivere con le difficoltà e comunque essere presente. Non si poteva logicamente annullare l'attività e aspettare a quando. Cerchiamo di rispettare la normativa che limita appunto con le distanze, con tutto ciò che logicamente prevede e che in qualche modo a volte scoraggia pure la partecipazione del pubblico, perché è chiaro che uno, sì, sentendo anche la possibilità di contagi, però pare che rispettando la normativa i problemi possono anche essere superati. Questa stagione in effetti è una continuazione della 29esima stagione teatrale, perché in effetti dovrebbe essere la 30esima questa, ma siccome l'attività che doveva essere svolta anche al chiuso durante il periodo invernale l'abbiamo dovuta interrompere già a fine febbraio, quindi c'erano alcuni spettacoli previsti che non sono stati rappresentati, e quindi qualcuno l'abbiamo recuperato, come per esempio I Soldi Sficci, che verrà rappresentato il giorno 28 qui, sempre qui al Teatro al Castello di Roccella Ionica. Questo in effetti è uno inserito, come altri sono stati inseriti, perché il programma si andrà a svolgere e andrà ad essere dislocato su 4 comuni, tra cui Locri, ci sarà Gioiosa Ionica, ci sarà Roccella Ionica, questa qui, e Caulonia. Quindi il programma complessivo della 29esima stagione teatrale andrà ad essere distribuito su questi 4 comuni e su 4 location. È un programma vastissimo, tra l'altro sicuramente tra i maggiori che ci sono in Calabria, perché prevede circa 22 rappresentazioni che andranno fino a settembre, fino a circa il 7-8 settembre, quindi abbraccia un arco abbastanza largo, quindi dal 25 all'8 settembre, quasi, non dico tutti i giorni, signore, ma signori, ci saranno una serie di spettacoli. Nello Salza ha aperto oggi la 29esima rassegna della Locride teatrale. Volevamo sapere innanzitutto cosa si prova a tornare sul palco dopo questi mesi, diciamo, di blocco, perché comunque l'arte, lo spettacolo sono stati siamo stati veramente molto penalizzati. Poi noi che andiamo spesso all'estero oramai per noi siamo dei pandemici. Noi avevamo tutto un tour, a parte l'Expo che è saltato, ma abbiamo tutto un giro nei paesi dell'est. In Cina non ne parliamo, oramai penso che fra 20 anni ci andremo. Però io dico sempre, a me la Calabria porta fortuna, perché il mio primo impiego in conservatorio fu in Calabria, a Reggio Calabria. Abbiamo fatto la prima data 15 giorni fa a Reggio Calabria, e questa poi diciamo è la data, quella era la data zero, questa è la prima a Roccella, poi ci vengo sempre con molto piacere. Poi la location è bellissima. Ha in programma altre date? Cioè voi avete già un cartellone? Noi degli abbiamo le date così,
work in progress, come dicono, perché è tutto saltato un po'. Noi la prossima data è l'1 ad Albano Laziale, poi dovremmo riscendere in Calabria per altre due date, poi ci sarà Cassino, c'è l'Abruzzo, cioè è un po' così perché purtroppo quest'anno... Sì, è andata. Volevo capire, lei ha interpretato diverse, diciamo, colonne sonore di film famosi, e questo connubio tra musica e cinema come lo spiega? Cioè queste due forme di arte insieme? Ma è difficile da spiegare, è una cosa un po' nata, non credo per caso, perché comunque poi è molto studiata la musica sul cinema, no? A volte ci sono dei compositori bravissimi che però sbagliano la colonna sonora perché o è troppo aggressiva oppure distaccata dal contesto, e poi la colonna sonora è di due specie, o quella, cioè quella sincrono, quella ad enfatizzazione, quella è un connubio un po', è un po' strano, diciamo che quello che è la colonna sonora italiana è forse quella che rende meglio in concerto, perché a parte le melodie, ma non solo di Morricone, no? Anche se pensate, stasera ho fatto l'omaggio a Sordi con Umiliani, Piccioni, Lavagnino, poi dopo c'è Nino Rota, noi abbiamo lo stesso Piovani, che non abbiamo eseguito, ma insomma Piovani forse è quello che ci ho lavorato alla pari di Morricone. È una cosa importante la colonna sonora, eh. La colonna sonora sì, fa... esalta un film, ma lo rovina pure, a volte. Sì, no, lei durante ha detto una cosa. Purtroppo, finivo. A volte magari il film non ha successo e la colonna sonora, pur bellissima, magari nessuno la sa perché il film non è andato. Invece poi se uno se la va a sentire, ci sono degli esempi. Per esempio Pierzanti, che è quello che ha scritto le musiche di Montalbano, tutti lo conoscono, sì, perché è un compositore tra i migliori, secondo me. Tra l'altro amico, ma insomma compositore, ci lavoro tanto con Franco Pierzanti, fece anni fa la colonna sonora del film, era una fiction a puntate Cuore, ma poi non ha avuto questo successo, questa fiction, ma lì quella è una colonna sonora spettacolare proprio. Ma lei, ecco, oggi ha interpretato Morricone, questa serata è dedicata a Morricone, che cosa si prova a interpretare Morricone? Allora, Morricone innanzitutto è difficile nella sua a volte semplicità, perché non è semplice, che appunto dicevo, avete sentito durante lo spettacolo, Morricone non è il compositore che fa la melodia la fanno tutti, lui c'ha poi sotto le orchestrazioni, molto è difficile interpretare Morricone, soprattutto essere nei canoni di quello che ha scritto Morricone, perché io spesso lo sento insomma fare abbastanza maluccio, no? Perché insomma mi fa fischi e botti, però c'è riuscito bene, cerco di fare il mio meglio, no? Senza rovinarlo, ci ho lavorato per più di 30 anni. No, è stato molto bravo. Volevo chiedere un'ultima cosa, al Festival Jazz ha partecipato mai, al Roccella Festival Jazz? Allora, al Festival Jazz io venni col maestro Piovani, che sembra che non c'entrasse niente col Festival Jazz, però lo inaugurammo noi nell'88. Sì, non si faceva qui in questo posto, si faceva l'altro. Quindi posto. Potrebbe ritornare? Non lo so, quello dipende da chi ci invita, non mai da chi suona. Va bene, complimenti ancora. Grazie. Per le grandi... Il suo brano preferito? Il suo brano preferito? È un problema. Preferito, diciamo... Io preferisco sempre Nuovo Cinema Paradiso, perché mi ricorda un po' delle cose, però ce ne so tanti, io sono molto legato a quella colonna sonora lì. Lo strumento è una Selmer, cos'è? No, lo strumento è la tromba? La tromba è una Vallar. Non ho mai suonato con Selmer, con... Sì, Reynolds. Sì, strumenti più vecchi, certo. Mi faccio queste domande perché ho suonato il trombone a tiro. Sì, sì, sì. Okay. Va bene, grazie. Prego, prego. Maestro, allora. Buonasera.